Tonino Alfonso, Alghero Channel, ciao. Ciao. Un'arte che va al di là di Alghero, per esempio ricordiamo il tuo affetto reciproco con Vittorio Sgarbi. Beh, l'affetto reciproco nasce ormai, è datato, io con Vittorio mi trovo a casa sua, lo accompagno in Sardegna a fare delle escursioni per visionare dei posti, viene a visitare una mia mostra. Vittorio lo ritengo un grande genio, Vittorio Sgarbi è un genio pazzo, tra parentesi, così come ai veri geni, come voi sapete, il suo carattere non è proprio semplice, però dal punto di vista dell'uomo critico, Vittorio Sgarbi è un grande. Forse è proprio nella pazzia che vi ritrovate come punto d'incontro. Assolutamente, tant'è che io ho ritenuto in Manicomi il posto ideale proprio per ritrovare la verità, cioè l'essenza dell'uomo, perché oggi, da quando l'abbiamo aperto, poi abbiamo visto cosa è successo, abbiamo invaso poi il mondo di finti pazzi e questo ci ha reso un po' più deboli. Hai esposto un po' ovunque, forse per assurdo Alghero è il posto che ti ha dato meno. Scusa se mi prendo anche un po' di caffè. No, è solo per rilassarmi. No, Alghero non mi ha dato meno, Alghero proprio mi ha tolto. Io, con grande rispetto per voi e anche per, diciamo, l'amico Mario Bruno, tra parentesi, devo dire che sono stato elegantemente cacciato dalla mia città, ma non lo dico con uno spirito così di cattiveria o di animosità, lo dico con serenità. C'è uno che nasce in via Cavour, dove sono nati gli algheresi veri, non può accettare che venga cacciato fisicamente dalla sua città. E perché dico questo? Perché io possiedo ben 4 protocolli in cui chiedo alla questa amministrazione, e non sto parlando di politica, di poter esporre ad Alghero. Io non ho spazi, non mi interessa sapere perché non ho spazi, mi interessa sapere perché gli spazi che ho chiesto io poi li hanno dato ad altri. Allora, caro amico mio, devo dirti una cosa che mi sta proprio dentro. Io avevo proposto anche tramite te e tramite, se mi consenti, anche Alghero.it e altri canali, avevo proposto che queste palme, che sono una vergogna per una città turistica, venissero improvvisamente, diventassero delle palme d'arte. Avevo proposto, uscendo sui giornali, dicendolo pubblicamente e scrivendolo, che su queste palme si posizionassero delle opere d'arte. Io ero il primo, sarei stato il primo a posizionare le opere d'arte. Di colpo, prima dell'evento sul ciclismo, questa città avrebbe avuto tutte queste opere, con tanti colleghi che mi hanno risposto, con delle opere d'arte sopra di esse. Sarebbe stato un bel colpo d'occhio. A Tonino Alfonso non gli ha risposto nessuno. Tonino Alfonso è andato al Medo, ha bussato alla porta del sindaco, il sindaco gli ha aperto la porta e gli ha dato la sede del consiglio comunale. Tonino Alfonso ha creato in quella sede il presepe che per 20 anni aveva creato l'Alghero. In quella sede Tonino Alfonso ha creato con i bambini della scuola il paesaggio plenuragico, che io volevo creare ad Alghero, un paesaggio di Alghero. Ad Alghero Tonino Alfonso non ha spazio. Io intitolerei questa vostra rubrica "Tonino Alfonso non ha spazio". Lo spazio me lo state dando voi e io mi sto in qualche modo, si dice, togliendo un sassolino dalla scarpa. Non è così, mi sto solo amareggiando, perché un artista si sente colpito alla schiena quando succedono queste cose. Ma non è importanza, penso che Mario Bruno non rimanga il canto di una meteora, come tutti, e ritornerà a casa sua e poi vedremo la prossima amministrazione cosa sarà, però è una partita aperta. Ancora voglio dire una cosa che mi preme. La mia opera d'arte, che doveva essere collocata, caro Antonio, doveva essere collocata ad Alghero, sai dove è finita, Antonio? Lo sai dove è finita? Tu lo sai dove è finita, perché me l'hai anche scritto, ti ringrazio. È finita a fianco della più importante manifestazione contro il femminicidio. Era un'opera, Paolo, Antonio, Alghero Channel, contro il femminicidio.
tra tanti gli artisti che c'erano, la mia opera era vicino al tavolo della presidenza. La mia opera finirà, ve lo sto dicendo, vi invito, allora sì, a Olmedo, finirà all'ingresso della città di Olmedo. Io non sono nato a Olmedo, ma ringrazio Olmedo per avermi accolto, per avermi dato dignità. Ecco, la mia opera, che non è stata voluta sopra una volgare pianta segata, la mia opera verrà collocata all'ingresso della città di Olmedo. Tutto questo io a costo zero per l'amministrazione. Io ho sempre fatto tutto a costo zero, amico mio. Quindi, scusa l'amarezza che traspare dalle mie parole, ma se ho avuto questo spazio, ne ho approfittato, di modo che chi vuole ascoltare, ascolti. Naturalmente non finirà qua, perché io la mia, come ho fatto già con la vostra intervista che mi avete fatto qualche momento prima o tempo prima, dove ho parlato della mia arte, naturalmente non è finito qua, perché io proseguo con la mia vita artistica, con la mia vita, finché Dio me ne darà possibilità. E le risposte le vorrò, ma le vorrò tutte, perché ne ho diritto. Non so se vuoi chiedermi qualcos'altro, parliamo della mia body art per caso. No, sì. Tu sai che io mi sono dedicato anche a questo. Come lo ricordiamo? Un po', sì, ma ho fatto un po', diciamo così, un po' di scandalo, vero? Ricordiamo un tuo evento nelle vetrine di un'attività commerciale piuttosto nota in via Sassi. Esattamente. E guarda un po', un'attività commerciale che ospita 5 modelle. Io faccio questa bellissima, diciamo così, evento con 5 ragazze, tutte avevano tutte le coppe in silicone, per essere chiaro, e avevano tutte un perizoma, per cui non erano nude esposte in vetrina. Tu devi sapere, caro amico mio, che quell'evento fu portato poi in TV e che qualche ben pensante ha pensato bene di scrivere a YouTube e di dire che era uno spettacolo, qualcosa di che, come si dice, vietato ai minori. Ma dimmi tu, con tutte le cose che vediamo oggi, morti ammazzati, sangue, qualsiasi vergogna su YouTube, le mie modelle che erano esposte in una città pubblica, in un negozio importante, erano vietate ai minori, quando in quella strada sono passate centinaia di persone. Ma in che mondo stiamo vivendo? Ma meglio le mie modelle dipinte su quel palco, che tutta questa vergogna che si vede oggi, di cui nessuno protesta. Cos'è che non c'è su Facebook? Da paura. Ecco, qualcuno ha segnalato che le mie modelle... E YouTube cosa ha fatto? Me l'ha messo in un reparto vietato ai minori. Tant'è che se tu vuoi andare a vederle, devi dichiararti che sei maggiorenne. Questo è il mondo. E io non ci sto. Quindi per qualcuno, ma non per te, l'arte può trascendere nella pornografia, tra virgolette. Punto esclamativo. La mia era... era esattamente body art, ma se vogliamo parlare anche di pornografia, io non ho niente da obiettare. Anche la pornografia nella sua specifica modo di fare arte, se la vogliamo, un corpo di un uomo e di una donna che si uniscono nell'atto del concepimento, che è l'atto principale della vita, io vorrei capire quale mente bacata può dire che è pornografia. Quindi io sarei in grado, lo farei, lo farò, anche di ricreare un'immagine del genere. Non ho nessun problema, perché ritengo che la procreazione, l'unione di due corpi, di un uomo e di una donna, non possano essere pornografia, se non nella mente di chi li guarda. Allora, noi chiudiamo questa intervista con Tonino Alfonso, augurandoti di vedere presto una tua mostra e una tua opera qui ad Alghero. E io mi finisco il caffè. Ho i baffi e vi invito a venire alla mia evento, quello quando posizionerò la mia opera in quel di Olmedo.